cercherò soprattutto di essere attento alle figure che hanno una relazione con il mondo, con la cultura, e che hanno lasciato un impatto culturale a Hong Kong. Nella seconda parte, che sarà anche questa seriamente breve, volevo parlare un po' dell'attualità di Hong Kong, in particolare di questo movimento degli ultimi mesi, quello dei cosiddetti ombrelli, e soprattutto in riferimento a quello che è stato il ruolo della Chiesa Cattolica, dunque indirettamente anche dei missionari del Tibet, perché la Chiesa Cattolica di Hong Kong è stata sostanzialmente fondata dai missionari del Tibet. Ecco, questi sono i due momenti, e in tutto questo spero anche che ci sia sufficiente tempo poi per le domande e per le eventuali risposte. Questa immagine io l'ho messa perché viene dalla nostra biblioteca, quella dove noi siamo adesso, che è importante e merita di essere valorizzata al massimo. Sono delle incisioni della nostra rivista Missioni Cattoliche, che risale alla fine del 1860, più o meno quegli anni, ed è la prima, sono delle scenografie, ce ne sono tantissime in questa rivista, venivano pubblicate anche in altre riviste missionali in tutta Europa, delle scenografie sulla vita delle missioni, che rappresentano, questa rappresenta la morte del primo missionario del Tibet, il padre che è morto a Hong Kong, il padre Riva, e vediamo raffigurate anche alcuni signoristi cinesi, altri padri Timoleone, Raimondi e altri padri ancora, Fabini, eccetera, di cui è la prima rappresentazione visuale, visiva, che noi abbiamo della vita del Tibet a Hong Kong. Questa qui. Questo è Paolo Reina di Saronno, che è stato il primo missionario del Tibet a mettere, per le missioni estere di Milano, si dovrebbe dire così, a mettere piede l'11 aprile del 1858 a Hong Kong, provenita, come voi sapete, forse dalla Papua Nuova Guinea, dalla missione fallita in Papua Nuova Guinea. Stette a Hong Kong pochissimi anni perché era gravemente malato, infatti morì giovane in Italia. Questo invece è Timoleone Raimondi, che fu praticamente il primo vescovo di Hong Kong, il capo della missione cattolica a Hong Kong, della missione del Tibet, che arrivò anche lui nel 1858 fino alla sua morte nel 1894. Timoleone Raimondi era un grande personaggio milanese, un personaggio anche controverso, che ha lasciato una grande eredità a Hong Kong. Io penso che se la Chiesa di Hong Kong oggi è forte sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista saldamente, anche dal punto di vista finanziario, eccetera, ha una forte base, diciamo, con una forte presenza di scuole, 300 scuole, eccetera, tante chiese, tante istituzioni, eccetera, lo si deve dalle fondamenta che ha lasciato quest'uomo, molto, molto pratico, che ha girato tutto il mondo, tutti i continenti. È un uomo eccezionale, la sua vita è straordinaria. Tra l'altro, proprio ieri, scusate se faccio un piccolo accenno biografico, proprio ieri ho ricevuto l'invito da parte del dizionario biografico Treccani di scrivere la voce di Timoleone Raimondi per il dizionario biografico degli italiani della Treccani, di quest'uomo. Fa piacere che verrà inserito anche in questa, e ho accettato, diciamo, questa proposta. E lui girava il mondo, raccoglieva soldi per poi fondare e dare lustro alla chiesa di fondamenta forte alla chiesa di Hong Kong. Aveva un fratello che si chiamava Antonio Raimondi, che massone, garibaldino, anticlericale, che combatté contro il Papa Pio IX, partecipò alla Repubblica Romana e fu esiliato in Perù, e divenne un grande esploratore, un grande ricercatore a Perù, e in Perù è ricordato come un padre, come uno dei padri della patria. Il fratello di Timoleone, che invece era il rappresentante del Papa per tutta la Cina, dunque era in posizione abbastanza contraddittoria, andò anche in Perù a trovare il fratello massone e anticlericale garibaldino. Credo che sia stato veramente un incontro molto interessante tra i due. Questa è un'immagine sempre dalla nostra biblioteca a Hong Kong. Questa era la prima cattedrale di Hong Kong, che adesso non è più in esistenza,
Questa invece è la cattedrale di Hong Kong, costruita da Raimondi, questo di cui ho parlato prima. Non c'è più questa, non c'è più adesso la torre campanaria. Quando Raimondi era un uomo di grande visione, era burbero, trattato male tutti, compresi le suore canossiane, che pure aveva invitato, e molti missionari del PIME scrivevano lettere disperate volendo tornare in Italia. Però questo uomo aveva anche delle qualità, era un uomo di visione, sapeva, vedeva, anticipava quello che è il futuro. Quando costruì questa cattedrale sopra una collina che a quel tempo era in una zona completamente deserta, gli dissero: ma che assurdità costruire la cattedrale in un posto così lontano e fuori mano. Lui disse: un giorno questo sarà il centro di Hong Kong. E infatti è proprio così. Chiunque è stato a Hong Kong sa che adesso questa cattedrale sta proprio nel cuore della città. Dunque, diciamo, è un uomo, insomma, che ha lasciato una... Queste sono una silografia, sempre della nostra biblioteca, le canossiane che sono arrivate un po' nel 1860, chiamate da Raimondi, che sono state veramente, hanno fatto delle cose meravigliose queste suore, veramente per gli orfani, per le scuole, per la catechesi, sono veramente particolari. Anche questa è una foto, una suora canossiana con gli orfani, collaborando con il PIME. Questa donna, è successo, quando sono arrivate queste carossiane, è successo veramente straordinario. Entro pochi giorni dopo che sono entrate, una donna di Hong Kong, la figlia del governatore protestante, che si era convertita al cattolicesimo, naturalmente, ed era una delle donne più in vista della città, aveva fatto anche una certa sensazione perché si era convertita al cattolicesimo in una famiglia massone protestante, chiese di entrare nelle sue carossiane e fu accolta da Emily Rowling, si chiama, e fu veramente fu molto importante per le canossiane avere questa donna che entra, e morì giovane tra l'altro, come la prima superiore delle canossiane, morivano giovani perché a Hong Kong quel tempo la vita era molto, il clima non era salve. E questa invece è la prima foto che noi abbiamo dei missionari del PIME di Hong Kong. Quando io ci ho lavorato per la prima volta non conoscevo nessuno di questi missionari, invece adesso so il nome e i cognomi di tutti, un po' alla volta sono, siamo riusciti a dare i nomi di tutti. Questo padre Piazzoli, al centro, cioè il vescovo Piazzoli, una foto, non è morto, era in Italia per il giubileo del 1900, dunque questa foto risale al 1900. Alcuni missionari hanno la testa rasata, sono quelli che lavoravano in Cina. Sotto la dinastia Qin, bisognava rasarsi la testa e avevano il cutino. Quelli che invece avevano una capigliatura normale sono quelli che lavoravano nella colonia di Hong Kong. E tra questi c'è anche il padre del 1900. E c'è questo missionario qui, si chiama Eugenio Taverna, questo qui, che nel mio libro ne parlo un po' perché era un missionario particolarmente frustrato, triste, scriveva delle lettere drammatiche contro i superiori. Le lettere dei missionari sono molto interessanti, meno devozionali sono e più aderenti alla realtà sono, più ci rappresentano veramente come la missione è andata. E lui scriveva delle lettere drammatiche. Questo uomo era di Torino, mi colpì molto una delle sue lettere che disse: i cani a Torino sono trattati meglio da come sono trattato io dal mio vescovo, e se voi pensate che sto esagerando, e questa è la pura verità. Pensavo che fosse morto nel 1905, secondo i documenti che noi abbiamo, dice, questo qui è venuto meno. In realtà non era morto. Ho scoperto, insieme con un mio collaboratore, non più tardi di un anno fa, che si è trasferito a Macao e visse a Macao fino al 1948, fuori dal PIME per conto suo, facendo il prete. Era un tipo anche un po' particolare, non dire anche un po'. Questo è Simeone Volonteri, missionario a Hong Kong, che poi divenne il primo vescovo del PIME nella Cina, nel nord, un vescovo molto importante, anche perché quando era missionario a Hong Kong era un missionario itinerante. I nostri missionari all'inizio erano itineranti, camminavano sempre, andavano da un villaggio all'altro. Costruì questa mappa. Adesso abbiamo un'altra immagine, questa è un'immagine particolarizzata, questa è l'isola di Hong Kong, è molto ben fatta questa mappa, è una delle prime e una delle più
precise e accurate di Hong Kong, fatte nel 1870 circa, e servì, questa mappa ebbe un ruolo molto importante nella storia, perché fu la mappa utilizzata dagli inglesi e dai cinesi nell'accordo che loro fecero per la cessione dei nuovi territori agli inglesi. Fu utilizzata questa mappa. Questo fu un prete cinese, si chiama Lao, mi viene in mente il nome adesso, sono un po' stanco, sinceramente. Voglio dire tante cose. Questo, perché ho messo questo sacerdote cinese di cognome Lao? Perché fu quello che insieme a volontari camminava tra villaggio e villaggio e lo aiutò moltissimo a creare quella mappa e a aprire le strade tra villaggio e villaggio. Molto spesso noi missionari raccontiamo la storia della missione come se fossero soltanto i missionari protagonisti, ed è un errore clamoroso ed è anche una vera ingiustizia verso i catechisti, le suore e i preti cinesi, nel caso della Cina e di Hong Kong, che ebbero un ruolo determinante. In realtà i missionari non giravano mai da soli, erano sempre accompagnati da dei catechisti, dalle persone locali, che attraverso il loro network, cioè attraverso la loro connessioni, aprivano sempre strade nuove, villaggi nuovi, possibilità nuove. Senza questo appoggio il lavoro dei missionari sarebbe stato un buco nell'acqua, più o meno. Questo sono delle mappe che riguardano Hong Kong, però non mi soffermo perché il tempo passa. Queste sono delle immagini classiche, sono diventate un po' questo il simbolo del PIME. I nostri primi missionari a Hong Kong vedevano spesso immagine come questa. Questo è il secondo vescovo di Hong Kong, Piazzoli, di cui abbiamo portato delle ceneri di resti a Hong Kong pochi mesi fa. Il secondo vescovo di Hong Kong fu un missionario itinerante, anche questo camminò sempre lungo e largo nella missione di Hong Kong. Questo è il terzo vescovo di Hong Kong, Domenico Pozzoni, un vescovo che ha lasciato una grande impronta soprattutto spirituale nella vita di Hong Kong, contribuì anche alla nascita dell'Università di Hong Kong. Ebbe molti altri meriti, questo è sempre questo vescovo che va a cavallo. E questo invece è il quarto vescovo di Hong Kong, poi passo con i vescovi, anzi tornerò a parlare di bianchi. Si chiama Enrico Valtorta, un vescovo molto importante, anche se lui aveva un carattere brusco come quello di Raimondi, scriveva lettere terribili ai missionari e li scomunicava, non scomunicava, dava altri censure canoniche con molta facilità, li sospendeva di vinis con molta quando facevano qualcosa che non andava. Però è un vescovo anche questo che ha dei meriti, perché quando c'è stata l'invasione dei giapponesi a Hong Kong durante la seconda guerra mondiale, che hanno ridotto Hong Kong alla fame, questo vescovo veramente ha difeso la città, è diventato difensor civitatis, cioè come il Papa Leone ha difeso Roma dagli Unni, lui ha difeso Hong Kong dalla barbarie giapponese, in tutti i modi, impiegando anche tutti i suoi beni a favore dei poveri. Anche il Papa attraverso di lui mandava aiuti, e nelle sue lettere si vede chiaramente come lui sia sempre rifiutato di dare ai missionari i soldi che arrivavano dalla Santa Sede, perché il Papa metteva chiaramente che l'intenzione dei soldi, cioè i soldi dovevano essere dati o ai prigionieri di guerra o ai poveri, per cui i missionari facevano, magari tiravano un po' la cinta, però lui si è sempre rifiutato, non è mai stato, non credo che sia seguito da tanti ecclesiastici in questo esempio, di distorcere o di deviare l'intenzionalità originaria degli aiuti che riceveva. Questo è padre Viganò, Bernardo Viganò. Siamo tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900. Questo cappello, questo è quello che si usava una volta in Cina per celebrare la messa, perché celebrare nell'antica Cina, non avere un copricapo era un segno di poco rispetto, per cui il Papa aveva concesso, questo l'avevano chiesto i gesuiti, aveva concesso questo copricapo per celebrare la messa. Perché diciamo interessante? Perché Hong Kong era finita dalla peste bubonica, morivano un sacco di
popolazione di gente. Dunque, due studiosi, questo è un fatto molto importante nella storia della medicina, che è riportato in molti libri, in molti testi, anche in una mostra che è stata fatta a Hong Kong qualche mese fa. Vennero a Hong Kong due studiosi di medicina, batteriologi, uno svizzero, Yersin, e un giapponese, per tentare di trovare il vaccino per combattere questa. Fece una specie di gara, che arrivava prima a trovarlo, e arrivò prima quello svizzero, Yersin. Perché? Perché questo padre di Gannò lo portava a poter visitare i cadaveri. Siccome lui che era proibito dalla legge per il pericolo di contatto, dunque lui comunque lo portava, questo ricercatore, a vedere i cadaveri, per cui poté questo ricercatore trovare il vaccino antibubonico grazie alla collaborazione di questo missionario italiano. Chi nella storia della medicina si racconta questo episodio, viene ricordato. Questo invece è Raffaello Maglione, padre toscano, pure molto bravo, molto importante, che lasciò un segno nella cultura di Hong Kong, perché, diciamo così, era un archeologo di valore, anche un po' un linguista, ma soprattutto un archeologo. Era un archeologo che imparò da solo a fare l'archeologo e fece grandi scavazioni nella zona, lui era nella zona della Hoi Phong, dove, insomma, è una zona non fuori della colonia britannica, ma dentro il vicariato di Hong Kong, una zona che adesso è Cina, diciamo così, e per questa passione che aveva scavò tantissimi reperti archeologici molto molto importanti, che lui catalogò, su cui scrisse, partecipò a convegni. Insomma, i missionari non lo apprezzavano per questo, però insomma, lui lo portò avanti questa grande passione e fece una collezione vastissima di reperti archeologici. E quando morì lui, il vescovo Bianchi ebbe l'intuizione di donarlo al governo di Hong Kong. Il governo di Hong Kong accettò la donazione e fu dato all'Università di Hong Kong. Adesso tutta questi reperti archeologici fanno parte del Museo della Storia di Hong Kong. C'è anche una sezione col nome di padre Raffaello Maglione. Laura Denaro, che qui presente, ha studiato a fondo tutte queste cose. Tre anni fa c'è stata una mostra molto importante, no, tre anni fa, più di tre anni fa, sei, sette anni fa, c'è stata una mostra molto importante, proprio dedicata a lui e alle sue scoperte. E dunque, diciamo, è uno dei padri, è uno dei missionari che più hanno, diciamo così, si sono distinti per un'attività anche di carattere culturale e accademico a Hong Kong. Scusate, adesso vediamo chi è il prossimo. Il prossimo è Maestrini, questo è il padre Nicola Maestrini, che è morto non molti anni fa. E qui vicino c'è un personaggio importante nella storia della Cina, Zhong Wu Jingxiong, che è stato ministro, colui che ha scritto la Costituzione della Repubblica di Cina. Un intellettuale molto importante, era ministro della giustizia del governo del generalissimo Chiang Kai-shek, non della giustizia, comunque era un ministro, e era protestante. Quando c'è stata l'invasione cinese venne a Hong Kong e si convertì al cattolicesimo, grazie anche all'amicizia, alle conversazioni che ebbe con padre Nicola Maestrini. Zhong Wu Jingxiong, che è un intellettuale molto importante nella storia della Cina recente, scrisse un librettino molto bello che si chiama La scienza dell'amore, dove lui confronta Teresa di Lisieux con il meglio, con Lao Tzu, il fondatore del Taoismo, e Confucio, il fondatore del Confucianesimo, i due esponenti principali della cultura cinese. Lui fa un confronto tra questi tre personaggi e lui propone in questo testo, questo libricino, che era stato ristampato anche qui a cura di padre Massimo, mi ricordo tanti anni fa, propone questo testo che Teresa di Lisieux, la santa, piccola Teresa di,
rappresenta, incarna al meglio le virtù di Confucio e le virtù di Lao Tse, una teoria che deve avere avuto un certo impatto, perché quando Giovanni Paolo II proclamò Teresa di Lisieux dottore della Chiesa, la bolla, non so come si chiama tecnicamente il documento con cui lui inizia proprio la scienza dell'amore, inizia con queste parole, e io non credo che sia a caso questo titolo. Maestrini fondò un giornale e una casa editrice a Hong Kong ancora in esistenza, la Sunday Examiner, il Catholic Truth Society. Invece questo è Andrea Granelli, che fondò il Hong Kong Po, cioè il giornale cinese di Hong Kong, che è ancora in esistenza. Questi due padri del PIB. Questo è Lerda, il padre Francesco Lerda, che fu colui che negli anni 50 prese in mano la Caritas di Hong Kong, che era già stata fondata da un prete tedesco, però la fece diventare una delle organizzazioni umanitarie più importanti di Hong Kong. Cioè, abbiamo qui una suora che viene da Hong Kong, forse lei può confermare quello che sto per dire, cioè che la stragrande maggioranza, cioè la gente di Hong Kong, i cattolici Hong Kong sono il 5% per 100.000, tutti a Hong Kong sanno cos'è la Caritas, non tutti sanno cos'è la Chiesa Cattolica, però tutti sanno cos'è la Caritas, perché la Caritas di Hong Kong ha una presenza così importante, così capillare, così efficace in tutto il territorio della ex colonia britannica di Hong Kong, che veramente ha un impatto straordinario sia per il servizio ai poveri, agli ammalati, anche educativo, in tutto il campo. E questo si deve soprattutto grazie a Francesco Lerda, che fu veramente un uomo bravo, insomma, di bravo e poco. Qui dietro di lui c'è Pirovano, che era in visita. Questo è Richard Brooks, padre del PIB con cognome straniero, però era italiano, perché il papà era inglese, che veniva anche chiamato San Francesco di Hong Kong. Io l'ho conosciuto personalmente, non so se era un po' esagerato. Comunque tutti i poveri di Hong Kong andavano da lui e non tornavano mai a mani vuote. Era famoso per questo, era un uomo particolarmente buono e generoso. E questo è Enea Tappella, che morì molto giovane, a 48 anni, in un tragico incidente stradale, che fondò, dice, che fu il primo forse che si interessò delle persone disabili. La sua eredità è stata assunta dal padre Giosuè Gonzi e da altri suoi collaboratori, naturalmente. Ecco, secondo molti, ecco, quando lui morì, cioè lui ebbe questo incidente e durante la Settimana Santa e fu all'ospedale per diversi giorni, e c'era una fila lunghissima di giovani che volevano dare il sangue per poter salvargli la vita, e questo commosse moltissimo tutta la comunità cattolica di Hong Kong, e si parlò moltissimo dell'impatto che questo giovane prete, che pure non era particolarmente nel suo necrologio, qualcuno dei nostri ha scritto che non sapeva bene il cantonese, che qua e che là, insomma, comunque fosse stato uno di coloro che ha lasciato un impatto migliore e più duraturo a Hong Kong tra i nostri 200 missionari. Questa non è questa rifugiata, perché ho messo questa foto, perché quando l'ho vista mi ha colpito molto, l'ho inserita anche nel libro, e poi ho scoperto anche che era una foto che ha avuto molto impatto, di una rivista importante negli Stati Uniti. Questa è una donna, una giovane donna, una rifugiata dalla Cina, che qui sta piangendo disperata perché deve ritornare in Cina. C'era una legge molto particolare che se superava una certa linea, una certa strada, si poteva rimanere a Hong Kong, si veniva rispediti in Cina. Questa foto voleva rappresentare il fatto che negli anni 50, negli anni 60, c'era anche Lazzarotto a Hong Kong, naturalmente quel tempo, la Chiesa e i missionari del PIB furono impegnati soprattutto a dare accoglienza a 1 milione di rifugiati che venivano dalla Cina, che lasciavano le politiche maoiste, insomma, che hanno creato tanto dolore e tanta sofferenza, e venivano a cercare a Hong Kong. Diciamo, questo padre Lerda,
Giammaria, tutti gli altri erano molto, anche la foto che abbiamo prima vista, questa di Tappella, si vede come lui sta distribuendo degli aiuti a dei bambini bisognosi, diciamo così. Allora, questo è Lorenzo Bianchi, bicicletta, vescovo, l'ultimo vescovo cattolico, del Pime di Hong Kong, che secondo me può essere significato come l'esempio più tipico cosa è stato un missionario del Pime in Hong Kong. Un vescovo buono, umile, però molto laborioso, molto efficace, e che ha lasciato un grande impatto nella. Era così semplice, così umile, che quando ci fu dopo la rivoluzione comunista, che tantissimi missionari lasciarono la Cina, tantissimi istituti vennero a Hong Kong e lui li accolse e diede spazio a tantissimi. Quella non era una cosa scontata, perché se fosse stato un vescovo di qualche altra congregazione penso che avrebbe messo molti paletti. Lui invece veramente accettò la collaborazione di tutti. Qui è il giorno della sua liberazione dal carcere. Fu imprigionato per diversi anni in carcere dai comunisti, e scrisse delle lettere molto nobili dal carcere. Il giorno della sua liberazione, secondo la stampa, insomma, del tempo, può essere considerato come il giorno più bello della storia della Chiesa di Hong Kong, perché fu veramente un trionfo. Questo è sempre Lorenzo Bianchi, il primo cardinale di Hong Kong, Giovanni Battista Wu. Qui questa passeggiata è a Rancio di Lecco, nel giardino di Rancio di Lecco. A me piace molto questa foto perché rappresenta, diciamo, un po' la missione del Pime. Il Pime di per sé non è un istituto religioso, è un istituto missionario. Quando io sono entrato nel Pime mi hanno detto che noi dovremmo andare a fondare le chiese e poi andare oltre e lasciare che la chiesa locale si sviluppi. In realtà facciamo pochissimo questa cosa qui, perché poi si rimane sempre. Però questo invece, secondo me, rappresenta questo passaggio che è avvenuto e che dovrebbe avvenire sempre tra i missionari e la chiesa locale, perché i missionari esistono per annunciare il Vangelo, ma poi i pastori devono essere locali, i pastori devono essere i figli e figlie del proprio popolo. I missionari sono a servizio. Questo è padre Emilio Terruzzi, uno dei due missionari del Pime uccisi a Hong Kong. Fu ucciso durante la seconda guerra mondiale da una banda di guerriglieri comunisti. Si fa fatica in Hong Kong anche adesso a dire chiaramente che fu ucciso dai comunisti, per una specie di così reverenza. Comunque questa è la verità, è stata ben accertata. Fu molto coraggioso, perché lui aveva già ucciso due frati cinesi e diversi catechisti nella zona di Sai Kung, e lui si andò dal vescovo e dice: io voglio andare a prendere il loro posto. Il vescovo non voleva lasciarlo partire, insomma, poi alla fine è andato e poi fece la stessa fine anche lui. Dunque, diciamo, vide da successo in qualche maniera il martirio ad occhi aperti. Questo invece è Valeriano Francaro, che è stato ucciso a Hong Kong nel 1974, in circostanze parzialmente ancora misteriose. Era un uomo buono, i suoi fratelli fanno i dolci, è una fabbrica molto nota in Veneto, e anche lui faceva i dolci, il pane, eccetera, e lo dava alla gente, soprattutto ai poveri. Forse fu ucciso, forse, al posto di padre Adelio Lambertoni, che vedremo dopo, che è questo. Perché Adelio Lambertoni era molto impegnato sul sociale e si era fatto alcuni nemici della giustizia, naturalmente, per cui anche nemici di padre Celio. Può darsi che volessero colpire lui. Queste sono le foto degli ultimi missionari che io ho conosciuto personalmente, le ho messi come atto di devozione da parte mia nei loro confronti. Questo è padre Aletta, di Carlentini, siciliano, che fu un missionario molto tradizionale, però
quando era a Hong Kong ha fatto, si è molto impegnato con i suoi cattolici per far ricostruire o riparare chiese in Cina, nella zona da cui lui proveniva. Questo è padre Mengarini, anche lui è, io parlo solo di padri defunti, non parlerò di nessun padre vivo, così non faccio giustizia verso nessuno dei viventi. Il padre Mengarini, che insomma, è stato una pietra miliare della chiesa di Ancona, la missione del PIM, soprattutto per quanto riguarda l'educazione. Cioè, quando ci sono stati questo influsso di rifugiati dalla Cina negli anni 50 e 60, il padre Lerda prese in mano tutto l'aspetto caritativo. Il padre Mengarini, in qualche maniera, prese in mano tutto l'aspetto scolastico ed educativo. Infatti la Chiesa Cattolica di Hong Kong ha 300 scuole cattoliche, tra asilo, eccetera. Io in realtà, una delle poche critiche che ho fatto al PIME, alla storia del PIME di Hong Kong, insomma, che poi ho visto è stato recepito, è che il PIME, essendo un istituto milanese molto pratico e poco intellettuale, non ha fondato una università cattolica a Hong Kong. Infatti non c'è. C'è a Manila, c'è a Taiwan, c'è in Cina, c'è un sacco di altre parti, non c'è a Hong Kong. Secondo me è stato un peccato. Adesso però, perché adesso è molto più difficile farlo. Infatti adesso sia i gesuiti stanno tentando di fondare un'università, sia la diocesi sta tentando di fondare un'università. Però il PIME di Hong Kong non è stato disattento all'educazione. Anche le nostre missionarie dell'Immacolata hanno una scuola, Paolo VI. Ecco, diciamo, all'università avrebbe dato la possibilità di avere anche un centro proprio di sviluppo del pensiero, di elaborazione teologica, eccetera, un po' più, diciamo così, un po' più energica, un po' più significativa, che valesse anche per il resto dell'Asia. Comunque, diciamo, non è troppo tardi. Il Mengarini si è impegnato a fondare moltissime scuole per l'asilo, per le elementari e per le medie inferiori e per le medie superiori. Questo è di Ascanis, la sua vita è un'avventura, è stato imprigionato dai giapponesi, è stato imprigionato dai cinesi comunisti, è stato imprigionato dai cinesi nazionalisti, insomma, perché era sempre nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. È un bravissimo missionario che è morto all'età di 101 anni, è quello che ha vissuto più a lungo, abruzzese, l'ho conosciuto bene, ho letto tutte le sue lettere, insomma, questo è Adelio Lambertoni con madre Teresa di Calcutta. Adelio Lambertoni mi permette di introdurmi nella seconda parte della mia relazione, che sarà più breve, che riguarda l'attualità, cioè il movimento degli ombrelli oggi a Hong Kong. Perché diciamo così, Adelio Lambertoni non l'unico naturalmente, però uno di quelli che più guidarono la comunità di Hong Kong a passare a una sensibilità verso i temi della giustizia, verso i temi dei diritti umani, verso i temi della democrazia, eccetera. E lui e altri ebbero un certo impatto che adesso cercherò di dimostrare. Dunque, se non siete troppo stanchi, io vi prendo ancora qualche minuto per parlare della rivoluzione degli ombrelli. Allora, perché ho cominciato con Lambertoni? Perché questo signore è uno dei capi dell'opposizione di Hong Kong, uno dei leader del movimento democratico, è colui che oggi si chiama Lei Chokian, è colui che oggi organizza queste grandi dimostrazioni che ci sono a Hong Kong. Questa foto è stata presa il 4 giugno dell'anno scorso. Hong Kong è l'unico posto al mondo dove si ricorda il massacro di Piazza Tiananmen. Tutte queste lucine che vedete sono persone, sono più di 200.000 persone. L'organizzatore, coordinatore di questa grande manifestazione è quel signore che avete visto prima, che è il genero di padre Adelio Lambertoni. Genero vuol dire, come di questa parte, Adelio ha adottato 8 bambini, tra cui all'inizio 3 sorelle,
che sono diventate molto brave. Una di queste sorelle, Elizabeth Han, è una capo sindacalista di Hong Kong, e suo marito è Deng Xiaoping, che poi fu molto coinvolto nel movimento di piazza Tiananmen, fu anche arrestato in Cina, poi fu liberato, insomma. Per cui anche noi del PIL abbiamo un legame molto forte con le persone che oggi a Hong Kong rappresentano, diciamo così, la coscienza più vigile e più della città. Questa foto è appunto 4 giugno del 2014. Perché l'ho messa? Perché la cosiddetta rivoluzione degli ombrelli non nasce per caso, nasce ci sono come delle fucine, cioè ci sono come dei laboratori che hanno coscientizzato numerose persone, compreso gli studenti. Uno di questi laboratori di coscientizzazione è questa manifestazione annuale che si tiene il 4 giugno a Hong Kong, a cui noi andiamo tutti, a cui noi andiamo sempre, e che col passare degli anni non è diminuita la partecipazione, ma in questi ultimi anni è aumentata. Quest'anno era il 25esimo e vi partecipano anche ragazzi delle scuole medie superiori che non erano nati. Sì, perché il giorno del massacro di piazza Tiananmen, 1989, 2000 studenti circa, non si sa il numero esatto, cittadini di Pechino uccisi dall'esercito. Dunque, per questo. E gli studenti, inoltre, voi che conoscete la storia della Cina sapete che gli studenti in Cina hanno sempre avuto un ruolo importante nelle rivoluzioni della Cina. Il 4 maggio del 1919, il 4 giugno del 1989, la stessa rivoluzione culturale, che è stata un'antirivoluzione, comunque i protagonisti sono sempre gli studenti. Gli studenti hanno la coscienza di essere un po' l'avanguardia della nazione, in un certo senso, di avere un ruolo nella nazione, quasi profetico. Quando loro a scuola studiano queste cose, si sentono investiti di questa responsabilità che loro hanno verso la nazione. E questo è uno dei motivi per cui questo movimento ha avuto una grande partecipazione di studenti. Questa è sempre la manifestazione del 4 giugno. Più tardi parleremo di me, se è il caso, perché avevo detto che non parlavo di missionari viventi, però c'è un'amica del padre Mello, per cui voglio farla qui presente. Questa è una foto che riguardava padre Mella e altri missionari del PIL, sono stati coinvolti nel movimento per il diritto di residenza, che pure a Hong Kong è durato molto a lungo e che ha coinvolto numerose persone. È stato uno degli elementi che ha fatto sì che numerosi gruppi di persone siano cresciute coscientizzate rispetto ai problemi della giustizia sociale e rispetto ai problemi dei diritti umani. Questo è il nostro padre Franco Mella, qui sta celebrando una messa durante la rivoluzione degli ombrelli in un angolo. Questo invece è il cardinale Joseph Zen, il vescovo emerito di Hong Kong, 82 anni, che sta parlando proprio agli studenti. Anche lui è una di queste coscienze di Hong Kong, diciamo. Infatti è chiamato dalla stampa la coscienza di Hong Kong. Vi dicevo che avrei cercato di sottolineare soprattutto l'aspetto del contributo della Chiesa cattolica e protestante a questo movimento, perché secondo me è molto prezioso. Non è la cosa più importante da dire su questo movimento, però per noi qui può essere significativo, anche perché molti non lo sanno questa cosa qui, è però importante. Tutti, senza nessuna eccezione significativa, tutti i leader, sia studenti che politici che gli avvocati del movimento democratico di Hong Kong, sono cristiani o protestanti o cattolici. Tutti. E i cristiani di Hong Kong sono il 10% della popolazione, vuol dire che il 90% non sono cristiani. Il 10% se non sono tanti, però il 90% sono quelli di più. E il cardinale Zen è uno dei protagonisti, qui lo vediamo mentre arringa la folla, qui è sempre lui che consola due persone che sono state durante, queste sono foto riprese durante le manifestazioni di questi ultimi mesi. Come vedete lui si è coinvolto molto, ha tentato anche di farsi arrestare, non ne parleremo forse dopo. Allora, il cardinale Zen molti lo criticano, ha torto, ha ragione, io non lo so perché si impegna troppo, insomma. Io comunque devo dire, lasciatemela dire, è un cardinale di Santa Romana Chiesa,
però insomma, rispetto a cardinali che ancora pensano di essere dei principi rinascimentali, si fanno servire da cinque suore che vivono del lusso, che hanno delle macchine lunghe, non sto esagerando, se no non lo direi, e che hanno segretari al loro servizio e che credono e vivono nei privilegi, eccetera, io preferisco lui, anche se qualche volta è un po' intemperante. E speriamo, anzi, certamente a maggio lo faremo, verrà qui a Milano, nel nostro centro, a Bergamo, nel Festival della Cultura di Bergamo, abbiamo il presidente e l'iniziatore qui in sala, e saluto, e dunque sono molto contento di sottolineare questo aspetto, perché non è per niente forzato, secondo me. Questi sono i tre iniziatori del movimento Occupy Center. Uno, questo, il primo, è un pastore protestante che conosco bene, adesso ho perso il termine. Eccolo qua. È un pastore. Allora, per capire Occupy Center, cioè questo movimento, dovete tenere presente che ci sono tre forze che hanno contribuito a questo movimento. La prima si chiama Occupy Center, cioè occupare il centro di Hong Kong. Sono i leader democratici di Hong Kong che sono sul fronte da ormai da 20 anni. Alcuni sono questi, altri sono questi, per esempio, di cui parlo, poi torneremo a parlare di questi ragazzi, se abbiamo tempo. Questo è Kalina Zeng, il 4 giugno, questo è Martin Lee, questo è un altro di questi leader. Martin Lee è un avvocato cattolico molto importante, ha fondato il Partito Democratico, niente a che fare con il nostro Partito Democratico, qualsiasi cosa non possiamo pensare. E se 10 o 15 anni fa ci fossero state le elezioni libere a Hong Kong, Martin Lee, tutti i giorni va a messa a San Giuseppe, sarebbe stato eletto leader di Hong Kong. Allora, amico anche di una prima e di molti altri. Questo è Jimmy Lai, anche lui un leader dell'opposizione, ha fondato il giornale Apple Daily, che è l'unico giornale veramente di opposizione a Hong Kong, che si è convertito grazie a Kalina Zeng al cattolicesimo. Dunque, questa invece è Jackie Hong, nel numero di dicembre ne parlo, per molti anni è stata la coordinatrice di tutti i movimenti, i gruppi democratici di Hong Kong, è ancora adesso in assoluto una delle leader principali. Di lei ha parlato con molta commozione, con molta orgoglio il Kalina Zeng nel convegno che è stato fatto a Roma da Asia News, dicendo: noi, la Chiesa Cattolica di Hong Kong, abbiamo questo esponente che lavora per la Commissione Giustizia e Pace, che è una delle leader di Hong Kong, eccetera. È molto vicina a Kalina Zeng, ma se me lo permettete è vicina anche a Mella, Franco Mella, e a me. Noi tre, Mella, Jackie e io, abbiamo prodotto la traduzione in cinese delle opere di Lorenzo Milani, il prete di Bambiana, lettera a una professoressa, e soprattutto, quello che mi interessa di più in questo momento, i documenti del processo sull'obiezione di coscienza. Perché? Perché ci sembrava importante sottolineare che sia il tema della non violenza e sia il tema dell'obiezione di coscienza, del primato della coscienza sulle leggi ingiuste dei potenti. Jackie ha lavorato molto anche su questa cosa, adesso tra l'altro sempre insieme con lei stiamo lavorando a un libro di Don Primo Mazzolari, Non uccidere. Qualche giorno fa sono andato a visitare la Fondazione Don Mazzolari. Dunque, in qualche maniera, anche noi del PIME, in qualche maniera, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di portare la nostra parola sul tema della coscientizzazione rispetto al primato della coscienza sulle leggi giusti, sui regimi ingiusti e sulle forme di potere di qualsiasi tipo, quando siano naturalmente contro i diritti umani e contro i diritti civili. Torniamo. Allora, Jackie Hong, questi qui, Kalina Zeng, eccetera, loro sono Occupy Center. E già da un anno che hanno detto: se il governo di Hong Kong non permette nel 2017, come dice la legge basica di Hong Kong, le elezioni libere per eleggere il capo di Hong Kong, noi occuperemo il centro di Hong Kong. Siccome questo non è stato concesso, hanno mantenuto la parola e hanno cominciato a occupare il centro.
però questi sono, diciamo, adulti. Poi a un certo punto si sono inseriti gli studenti. Gli studenti chi sono? Allora, sono due gruppi di studenti. Uno è, ecco, spero che non ci vengano di finire, uno è la Federation, Hong Kong Federation of Students, la federazione degli studenti di Hong Kong, sono universitari. Gli altri, molto più importanti, è un altro gruppo che è sorto due anni fa dal nulla, si chiama Scholarism, che vorrebbe dire, non so come si traduce in italiano, studenti, gli studenti. È stato fondato da questi due ragazzi, in particolare da questo con gli occhiali, Joshua Wong, che qui ha 16 anni, che adesso ne ha 18-19, e quest'altra ragazza, sua amica, una protestante e l'altra è cattolica. E due anni fa il governo di Hong Kong ha tentato di introdurre l'educazione patriottica nelle scuole, inserendo nei libri di testo della storia, riscrivendo, imponendo che venissero riscritte alla maniera comunista, per fare breve. Loro si sono opposti, questi ragazzi, e hanno ottenuto qualcosa, perché questa proposta di educazione patriottica, quando sentite il termine patriottico dubitate, a me questo è il mio parere, su questo sono molto milaniano, l'educazione patriottica è stata ritirata, però loro si sono fatti conoscere, questi ragazzi, e sono intervenuti in questo movimento, e devo dire che questi ragazzi, io non li conosco personalmente, hanno dato una prova di sé veramente esemplare, sia come sono riusciti ad articolare la loro posizione, come sono riusciti a spiegarsi del loro punto di vista, come sanno rispondere alle domande anche più difficili di giornalisti e di osservatori, come sono riusciti a far sì che tutto il movimento rimanesse nella linea della non violenza e dell'unità e della disciplina. Veramente sono stati bravi e veramente sono stati anche una grande sorpresa. Sono stati una grande sorpresa perché pochi avrebbero pensato che studenti così giovani avrebbero dato questa prova di sé. Dunque, il 28 di settembre dell'anno scorso sono cominciate queste manifestazioni di massa, che la rivoluzione doveva essere quella del nastro giallo, questo era il simbolo deciso. Infatti, prima di partire, Jackie Hong, questa signora di cui ho parlato prima, me ne aveva regalato alcuni, perché io purtroppo ho dovuto venire in Italia perché avevo già un impegno qui. Ma gli andavo, non pensavo che diventasse così impegnativo quel movimento. Invece poi, siccome un po' perché pioveva, hanno tirato fuori gli ombrelli, un po' perché poi per difendersi successivamente la possibile carica della polizia, l'ombrello è diventato un po' il simbolo di questa rivoluzione, ma è stato un po' per caso questa cosa degli ombrelli. Il 28 settembre dell'anno scorso, di fronte a migliaia di studenti, tutti giovanissimi, che manifestavano pacificamente, la polizia ha fatto una sciocchezza, cioè ha caricato gli studenti usando gas lacrimogeni e pepper spray, cioè il pepe spruzzato. Questo ha fatto sì che la gente di Hong Kong si fosse veramente indignata, per cui i genitori di questi ragazzi, i fratelli maggiori, i loro cugini, eccetera, sono scesi in piazza. Questo è Joshua Wong, questo era Oe, insomma, bravo, è stato anche imprigionato, è stato un po' anche malmenato, senza esagerare, ma insomma un po' arrestato, e ha fatto lo sciopero della fame, insomma è stato bravo, ho tanta ammirazione per lui. Questi sono ragazzi che partecipavano alle manifestazioni, portavano i compiti, come vedete ci sono ancora le divise scolastiche a Hong Kong, questo è sempre quello del cardinale di prima. Ecco, queste. A un certo punto la gente ha cominciato ad andare in piazza in maniera massiccia, nella prima settimana di ottobre, dove Hong Kong tra l'altro non si lavora, c'è una settimana di vacanza, perché c'è la festa nazionale e altre cose, insomma, per cui la gente aveva anche una certa facilità a scendere sulle strade, e sono scese sulle strade praticamente 1 milione di persone, che è un numero enorme, perché Hong Kong è una città che ha quasi 7 milioni di abitanti, e queste immagini, non so se le vedete, danno l'idea di, e questo non rappresenta tutto insomma, tutta Central, Kowloon, ci
Gypsy Joy, Moncore, insomma, tutto occupato. Indignate perché? Indignate perché la polizia aveva caricato gli studenti, senza nessun motivo, senza nessuna provocazione. Un atto proprio sciocco, a dire poco, ecco. Questo sempre Hong Kong, con questi bellissimi grattacieli. Il movimento naturalmente si è prolungato fino all'inizio di dicembre, e ci sono stati altri episodi molto sgradevoli. In due occasioni è intervenuto alcuni esponenti della mafia a picchiare gli studenti, e poi sono stati arrestati, però sarebbe interessante capire chi li ha mandati, erano proprio dei gangster mafiosi. Quando interviene la mafia c'è data paura, perché mentre la polizia, tutto sommato, insomma, alla fine la polizia di Hong Kong sa controllarsi, la mafia per definizione uccide donne, uomini e bambini senza tante così, senza tante remore, ecco, anche se ci sono poi quelli che si inchinano di fronte alla mafia anche durante le processioni, purtroppo. E queste, a un certo punto, all'inizio di dicembre, i leader adulti di questa manifestazione, compreso il cardinal Zero, sono andati dalla polizia e si sono consegnati sperando di essere arrestati. Naturalmente non sono stati arrestati, però hanno firmato una carta in cui riconoscono di aver fatto dei crimini, dei reati, in particolare per l'occupazione di suolo pubblico e di manifestazione non autorizzata. Però comunque questi poi naturalmente sono stati mandati a casa e loro stessi hanno chiesto agli studenti di ritirarsi. Naturalmente in quel passare del tempo il supporto della popolazione era diminuito, sia per mancare, in quel passare del tempo c'è disagio, la gente non può stare sempre in piazza, la gente deve andare a lavorare, la gente si stufa, chi è contraria comincia a dirlo, chi è d'accordo comincia a avere dei dubbi, insomma, come succede. Poi più il tempo va avanti, più ci si divide, più sulle strategie da utilizzare. A un certo punto anche il cardinal Zen stesso ha utilizzato, diciamo, le espressioni di Mao Zedong, il leader comunista, che diceva che per vincere la guerra ci si può anche ritrarre a un certo punto, ci si può anche cioè, attaccare, ma bisogna anche sapere quando ritrarsi e aspettare dei momenti migliori. Dunque, con delle incertezze, eccetera, gli studenti si sono ritirati, ma non tutti erano d'accordo sul ritirarsi. Dunque, quando c'è stato il livello più debole del movimento, è intervenuto anche la polizia, che ha sgombrato, diciamo così, le tende e tutto quanto. Insomma, adesso il movimento non c'è più, nel senso che è finito e non ci sono più le occupazioni delle strade, delle piazze, però non è finita il problema. A mio modo di vedere, il movimento non è stato un fallimento, ma è stata una vittoria morale, perché la gente ha partecipato a favore degli studenti in una maniera massiccia nei primi 10 giorni, che è ciò che conta, e in futuro io credo che il governo non potrà non tenerne conto. E questi giorni me l'hanno detto in tanti amici che mi hanno scritto, queste grosse manifestazioni hanno cambiato Hong Kong, hanno cambiato l'animo e il pensiero di tanta gente. Dunque c'è stata è stato lasciato un segno, che secondo me è un segno positivo, ecco. E fra non molto credo che ci saranno degli sviluppi significativi. Ecco, queste sono le immagini dell'ultimo giorno, dicembre, quando c'è stato quel ritiro, con la consegna di questi leader, c'è stata, diciamo, la conclusione virtuale di questo movimento. Scusate per la lunghezza, spero che vi ricordiate anche tutto quello che ho detto all'inizio che riguarda il PIL di Hong Kong. Ci sono stati due temi abbastanza distinti, ma spero comunque sufficientemente legati al fatto che esiste Hong Kong, è una città importante, fa parte della Cina, è autonoma e il PIMED ha giocato e continua a giocarvi un ruolo molto importante, non soltanto per la catechesi e per la predicazione, ma anche per la cultura e per la coscienza civile della gente di Hong Kong. Grazie.